Versate 200 g di cioccolato fondente, 200 ml di panna zuccherata da montare. Vado a sciogliere il mio cioccolato fondente a bagnomaria. Nel frattempo che il nostro cioccolato fondente si scioglie, tritate 200 g di biscotti. Potete utilizzare i biscotti Pantistelle o qualsiasi tipo di biscotto al cacao. Ovviamente, se lo gradite, potete utilizzare anche normalissimi biscotti secchi. Bene, abbiamo tritato così 200 g di biscotti. Sciolto il cioccolato fondente, verso il tutto nella mia ciotola di vetro. Poi vado a versare i miei 200 g di biscotti. Amalgamate bene i biscotti con il vostro composto. Lascio riposare a temperatura ambiente per 15 minuti. Trascorso il tempo necessario, vado a mettere la pellicola. Conservo in frigo per 4-5 ore, si deve solidificare il composto, oppure conservo in freezer per circa un'oretta. Un'oretta e mezza al massimo, ma già un'oretta va bene. Trascorso il tempo necessario, riprendiamo la nostra ciotola. Adesso con un cucchiaio, qua c'è un po' di pellicola, con un cucchiaio andiamo a lavorare il nostro impasto in questo modo. Ho tenuto la mia ciotola in freezer per circa 1 ora e 15 minuti. Bene, una volta fatto questo, tritate circa 100 g di biscotti, gli stessi biscotti che abbiamo utilizzato per la ricetta. Adesso semplicemente prendiamo un po' di impasto e dobbiamo creare una bella pallina. Come vedete, l'impasto si lavora davvero benissimo. Lavoriamo bene il tutto in questo modo. E poi rotoliamo il nostro impasto nei biscotti Pandistelle o biscotti al cacao. E voilà il nostro dolce di Natale super goloso che si prepara in pochissimo tempo, dal gusto davvero irresistibile, è pronto. Ragazzi, se avete provato le altre mie ricette dei dolci dell'ultimo minuto, provate anche questa ricetta, fidatevi di me perché è davvero golosissima. Ho ricevuto tantissimi commenti positivi per le altre ricette, quindi vi ringrazio e vi invito a provare questa ricetta. Buonissima con pochissimi ingredienti. Per essere precisi, mi sono avanzati un po' di biscotti tritati che mi sono serviti per creare la copertura dei nostri dolci. Quindi, se volete, potete tritare circa 70 grammi di biscotti oppure potete utilizzare questi biscotti per tantissime altre ricette e vi invito a visitare il mio canale perché troverete tantissime ricette dell'ultimo minuto in cui potete utilizzare i biscotti. Eccoli qui, ragazzi. Lo ripeto e lo ripeto ancora, sono buonissimi. Mentolino, 250 g di cioccolato fondente, 200 ml di panna zuccherata, la classica panna da montare. Sciogliete il vostro cioccolato fondente a bagnomaria. Nel frattempo vi serviranno 175 g di wafer alla vaniglia. Tritate i vostri wafer. Versate il tutto in una ciotola. Una volta sciolto il cioccolato fondente, versate il tutto nella ciotola. Amalgamate bene i wafer con il vostro cioccolato fondente. Bene, a questo punto lasciamo riposare 10 minuti a temperatura ambiente. Passati 10 minuti, coprite il tutto con la pellicola e conservate la vostra ciotola in freezer. 40-45 minuti, riprendete la vostra ciotola dal freezer. Adesso semplicemente dobbiamo creare delle palline. Intanto vado a lavorare in questo modo il mio impasto. Prendo un cucchiaio più grande, così posso lavorare meglio. Quindi, dopo che ho lavorato così, prendo un po' di impasto, realizzo una pallina e poi la vado a rotolare nel cocco. Se non vi piace il cocco, potete utilizzare biscotti tritati oppure wafer tritati. Ho realizzato così i miei dolci super golosi e, come vedete, velocissimi. Perfetti per i buffet, per queste feste natalizie, compleanni. Si adattano bene a qualsiasi occasione. Potete servire i vostri dolci in un vassoio con i pirottini
Oppure, senza niente, senza pilottini, potete mettere soprattutto nei buffet uno stuzzicadenti e il vostro dolce è pronto per essere gustato. Ragazzi, sono buonissimi, super, super. Cosa vi serviranno? 200 g di Nutella. Mettiamo da parte la nostra ciotola. Prendete una pentola o un pentolino. Versate 300 ml di panna. Io per realizzare questa ricetta utilizzo la panna zuccherata, la classica panna da montare. Adesso versate 100 ml di latte o nel mio caso di soia. Un cucchiaio di zucchero bianco. In un piatto invece vado a mettere 3 fogli di gelatina in foglie, che fa rima anche il giorno prima. A parte gli scherzi, vado a mettere poi un po' d'acqua, quindi metto in ammollo i miei fogli di gelatina. Mettiamo anche il nostro piatto da parte e continuiamo con la nostra pentola. Con una frusta amalgamiamo bene i nostri ingredienti, passiamo ai fornelli, fiamma bassa, mi raccomando, fate scaldare bene la vostra panna senza farla bollire, mi raccomando. Amalgamate bene. Quando la panna risulta ben calda, possiamo spegnere la fiamma. Bastano 4 o 5 minuti. Bene, a questo punto la mia panna risulta calda. Strizziamo per bene la gelatina che abbiamo messo in ammollo e la versiamo nella pentola insieme alla panna. Amalgamate bene la gelatina con la vostra panna, quindi la facciamo sciogliere per bene. Quando la gelatina si è sciolta, riprendete la ciotola con la Nutella e versate la panna. Con la frusta dobbiamo sciogliere bene la panna con la Nutella. Amalgamate bene il tutto. Bene, a questo punto la Nutella è ben amalgamata. Come vedete, dovete ottenere un composto omogeneo. Adesso possiamo versare il nostro composto negli stampini. Copriamo il tutto con la pellicola e facciamo riposare in frigo per 4-5 ore. Trascorse 4-5 ore, posso riprendere i miei stampini. La nostra panna cotta alla Nutella è pronta, credetemi, è davvero buonissima. Potete utilizzare del topping al cioccolato oppure guarnire con altra Nutella. Guardate, una vera e propria delizia, ideale per stupire i vostri ospiti a cena. Avete ospiti all'improvviso, una cena improvvisa? Stupirete i vostri ospiti perché sono davvero buonissimi, perfetti anche per questo periodo natalizio. La panna cotta alla Nutella non passa mai di moda. Andiamo con la prova assaggio. No, no, guardate, una delizia. Assaggiamo. Ragazzi, è buonissima e la ricetta è davvero facilissima. Che dirvi, io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono in arrivo tantissime video ricette super golose e tantissime altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. E se volete, potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartisia. Se provate questa ricetta, mi raccomando, lasciatemi un commento e se volete lasciatemi anche un bel like. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, baci da Cartisia!